allegria fratelli, che se oggi noi amiamo è perché risuscitò. Risuscitò. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Signore risorto, vincitore sul peccato e sulla morte, chiama anche noi a morire al peccato per risorgere a vita nuova con Lui. Invochiamo con fiducia la sua misericordia e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Gli peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri i nostri cuori all'intelligenza delle Scritture, perché diventiamo i testimoni dell'umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Accomodatevi, ascoltiamo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati.
Parola di Dio. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Molti dicono, chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e in Lui non c'è la verità. Chi invece osserva la Sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. E per sempre la sua bontà, nel dolore gridai a lui, mi trasse in salvo, mai più temerò. Alleluia, 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 alleluia. La sua destra ha fatto prodigi, meraviglia compiuto per noi. Questo giorno è fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia. Cristo vive in mezzo ai Suoi, oggi e sempre rimane con noi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose,
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Stiamo ritornando sul tema di domenica scorsa, ricordate, era il brano del Vangelo di Giovanni, ma siamo sempre nello stesso momento di cui stasera si è proclamato nel Vangelo, è il giorno di Pasqua. Verso oramai il sole sta tramontando, i discepoli di Emmaus trafelati sono rientrati nel luogo dove si trovavano gli altri discepoli, nel cenacolo. Si erano allontanati perché erano frustrati, ecco, erano tristi per le vicende di cui avevano partecipato. Ed ecco che mentre stanno raccontando quello che era successo, Gesù stesso in persona si presenta, augura la pace, ma poi dinanzi alla difficoltà degli apostoli di riconoscerlo, questo è per noi un po' un mistero, ecco, Gesù risorto non ha forse le sembianze di prima, c'è qualcosa di diverso, per cui loro hanno perduto quella fisionomia di prima e non riescono a precisarlo, ma poi la sua voce, la sua presenza, il guardarlo ancora meglio, Gesù che si piega a farsi toccare, vuol mangiare, vuole dimostrare insomma che egli è una persona. San Luca, che è un orientale, quindi ecco, sa quanto sia importante anche il corpo nella persona che serve per comunicare, no, eccetera, lo mette in evidenza. Perché anche noi dobbiamo imparare questo, ecco, siamo sempre lì, partecipi di questa Pasqua del Signore che ci ha portato via il male con la sua vittoria sul peccato, ci ha portati a morire con sé e poi ci ha fatto risorgere e ci ha portato con sé vicino al Padre, alla destra. Diventate anche noi
vittoriosi sul peccato e sulla morte. Però che cosa succede? Che anche noi, nel cammino della vita, nonostante le tante Pasque che abbiamo vissuto, sperimentiamo ancora la difficoltà, ed è così. Finché saremo su questa terra, lo stimolo che noi riceviamo dalla tentazione rimarrà per sempre, ma rimane per sempre anche l'azione di Gesù. Avete sentito come tutte e tre le letture proclamate hanno come punto centrale questo. Pietro che con forza, con una semplicità da bambino, parla dei fatti di cui loro sono stati testimoni, ecco, senza nascondere niente, con una spontaneità proprio così, immediata. E poi infine, ecco, invita tutti ad accogliere l'azione che Gesù ha vissuto, già programmata attraverso le profezie, attraverso Mosè, cioè tutti i libri della Bibbia, i Salmi, come dirà poi Gesù stesso, ecco, nell'apparizione della sera di Pasqua. E allora bisogna convertirsi. Io non so come avete vissuto domenica scorsa, se avete sentito la dolcezza della tenerezza del Signore, della sua misericordia. Era la domenica della Divina Misericordia. Ma cosa ha prodotto questo? Ci ha tenuti lontano dal peccato. È difficile oggi, con questo nostro mondo che completamente sta poco a poco, ecco, rinunciando a Gesù. Il nostro mondo particolare, di noi cristiani cattolici, quasi digiuni della parola di Dio. Basta che un testimone di Geova bussi alla porta e ci troviamo a disagio a rispondere alle loro obiezioni, perché non conosciamo la parola. Chi ci converte, fratelli e sorelle? Come si fa a chiedere perdono al Signore dei nostri peccati se non li conosciamo? Oggi c'è questo, ecco, che nessuno sa riconoscere i peccati nella propria vita. Quanti, anche quando vengono a confessarsi, dicono: io non ho peccati. Il limite di tutte le nostre azioni, ecco, se le combaciamo con la riflessione che i grandi che si sono stati ispirati dal Signore, dallo Spirito Santo, e ci hanno lasciato questi scritti, non è che sono venuti fuori soltanto dalla libera scelta di coloro che hanno scritto. Non hanno scritto sotto dettatura gli autori dei diversi libri della Bibbia, ma sono stati in quel momento ispirati da Dio in un modo particolare, in modo che in quello che riguarda la fede e i costumi, ecco, dicano cose vere. È da lì che ognuno di noi dovrebbe imparare a capire dove sta il bene. L'inquietudine che molto spesso abita nei nostri cuori è proprio dal limite delle nostre azioni. Anche le cose più belle, tu puoi impegnarti, puoi responsabilizzarti, ma quanta parte del nostro io, della nostra superbia, del nostro orgoglio, del giudizio che abbiamo dentro di noi, ecco, appare, ecco, nelle nostre azioni. L'indifferenza, la superficialità. Però come si fa ad imparare questo, a conoscere bene questo? Ecco, tutte e tre le letture si basano su questo.
occorre approfondire la conoscenza della parola del Signore. Da lì comprendiamo i segni dei tempi, come Dio sta conducendo la storia, quello che è il suo linguaggio negli avvenimenti umani, e nello stesso tempo, proprio perché a poco il nostro cuore si apre a questa presenza del Signore, il desiderio. Dove arriva la volontà dell'uomo rispetto al male, rispetto al peccato? Al desiderio. Noi non abbiamo la forza di vincere il male, ma se abbiamo il desiderio di vivere il bene e di lasciarci perdonare dal Signore, accogliamo Gesù in questa azione pasquale nella nostra vita. Ecco perché Gesù dice: è scritto che a tutti i popoli sarà annunciato il perdono dei peccati, a tutti, ma bisogna accoglierlo, bisogna desiderarlo. Non è che possiamo rimanere passivi. Se non c'è Gesù dentro di noi, non solo non ci viene in mente il superamento del male, ma siamo sempre vittime della ricerca dell'egoismo, del piacere personale, ecco, e così via. Non ce la facciamo, ecco. Se siamo sinceri con noi stessi, ma anche quando vediamo l'agire umano attorno a noi, è sempre così. È la presenza del Signore, del suo Spirito. E noi quando l'abbiamo accolto, il Signore è venuto nel battesimo, ci è stato confermato con la cresima. È lo Spirito che deve guidare un po' la nostra vita. Però se tu non sei stimolato dalla parola e non preghi, non ci pensi nemmeno, l'egoismo, la sete di godimento ti prenderà sempre e ti chiuderà in te stesso e non troverai la pace. La pace che il Signore ci dona è la pace della gioia del vivere il bene, dell'esercizio di quello che tu sei, delle cose belle che possono uscire dal tuo intelletto, dai tuoi affetti, dal tuo lavoro, dalla tua abilità e così via. Tutto quello che è umano, ma rivestito della presenza dello Spirito, acquista quell'elemento che anche poi nel limite, nella sofferenza, nel dolore, ecco, ti aiuta a superarlo e ad avere sempre in questa visione di eternità, di vita eterna, la capacità di godere anche del nostro esistere. Ecco come si fa. Dobbiamo abituarci. Cominciamo magari col poco, col ritrovare. Oggi ci sono anche sul telefonino, se tu vuoi, puoi mettere l'app per pregare, per trovare la parola di Dio, per sapere quali sono le letture di domenica prossima, in modo che tu ci vai, ecco, basta fare un colpetto col dito e poi trovare subito, ecco, la parola del Signore. Il Papa ci invitava spesso a mettere l'Evangelino in tasca, ma oggi c'è qualcosa di più anche dalla tecnologia. Ecco, se uno vede lì, ecco, dove si può trovare la parola del Signore, basta ricercarlo e troverai le app che ti daranno l'ultima versione della Bibbia, con tutto il modo con cui puoi andare a leggere i versetti, se vuoi, ecco, puoi sapere, ecco, quello che la parola del Signore, ecco, ci dirà domenica prossima. Ci sono tanti interventi che spiegano anche da persone capaci e anche illuminate dal Signore, ecco, tante cose belle. È l'uso che possiamo fare anche
di quelle che sono le scoperte umane, che sono la bellezza della vita. Gesù si presenta così in cielo, è in questa realtà umana trasfigurata, ma è sempre realtà umana la sua presenza, proprio perché è diventato lui stesso, come ci ha detto San Giovanni nella seconda lettura, il nostro paraclito, cioè l'avvocato difensore, colui che ci appoggerà sempre, proprio perché possiamo sentire la bellezza della nostra vita. Abbiamo abbandonato la confessione, l'esame di coscienza della sera. Non possiamo fare questo, diventiamo aridi, perdiamo tutto l'elemento della nostra vita interiore. Tu pensi che sei moderno perché credi soltanto a quello che tocchi, a quello che vedi, no? Eccetera. Ma c'è tutto il mondo delle idee, dello spirito, della vita affettiva, vera, interiore, che bisogna risvegliare sempre e che appunto la parola del Signore illuminerà in questo aspetto tutta la nostra vita. Dobbiamo pregarci e ritrovare i tempi. Molto tempo lo sprechiamo inutilmente. Il televisore non ti soddisferà più. Verrà il momento in cui non ti dirà più niente. E se ti sei disabituato a leggere un libro, un articolo, eccetera, è una tribolazione. Quel nervosismo che nasce molto spesso è dal vuoto della nostra vita. Ecco, allora dobbiamo chiederlo al Signore che ci riempia questo vuoto con la sua presenza e con la sua parola, con la gioia di poter capire sempre meglio dov'è il bene, dove sta, o Signore, il bene, quello che soddisfa pienamente la mia esistenza. Ripetiamo il credo, nel credo ci sono tutte le verità principali, proviamo a ripetercele e a desiderarle. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo risorto è sempre presente nella Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera perché ci renda persone nuove, pacificate nell'amore. Diciamo insieme, Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, nutrita dal risorto con la parola e il pane di vita,
sappia riconoscere il suo volto nei piccoli e nei poveri, negli ammalati e negli esclusi. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i governanti, sostenuti dallo spirito del risorto, lavorino per garantire ad ogni uomo una vita dignitosa e alle famiglie gli strumenti per affrontare con serenità e slancio il loro generoso servizio alla vita. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che celebra il suo centenario, formi le nuove generazioni alla cura e al rispetto di ogni essere umano e del creato. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra comunità, l'incontro con Cristo, nostra pace, ci doni luce e forza per testimoniarlo gioiosamente, con la parola e con la vita. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Abbiamo pregato per l'Università Cattolica. Tutte le offerte che oggi verranno raccolte le devolveremo per questa istituzione che è tanto importante. Leggevo pochi giorni fa la ripresa della fede in Russia, è dipesa moltissimo dalla ricerca di insegnanti e professori che non erano atei, ma che seguitavano, nonostante il regime, a mantenere la loro fede. E loro sono stati i maestri delle nuove generazioni. Ecco, questo ci spinga un po' a chiedere al Signore come alle origini dell'istituzione dell'Università Cattolica, ecco, a ritrovare questo elemento importante, la formazione dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, oggi così mancante dal punto di vista proprio della crescita, della speranza, del futuro e soprattutto dei valori. Preghiamo per noi, Signore, ci dia amore per la Sua parola, perché sappiamo trovare il tempo per stare un po' con la parola di Dio, perché lo Spirito venga, ci illumini, ci fortifichi e ci faccia sperimentare la vittoria di Gesù sul male e sulla morte. Per tutto diciamo, ascoltaci, o Signore. Facciamo anche il ricordo e il suffragio dei nostri cari nell'ottavo giorno della morte. Vogliamo ricordare al Signore, uniti alla famiglia, smerilli Vittoria, che 8 giorni fa ci ha lasciato, e ci uniamo anche alla famiglia Eleuteri, che ricorda Guido. Gli affidiamo l'amore di Dio, possano godere la pienezza del paradiso, e anche loro preghino per noi, per la nostra conversione. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, buon Samaritano, che ridoni vita alla nostra umanità inferma, facci percorrere sempre i sentieri della pace per collaborare alla gioia dei nostri fratelli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Accomodatevi pure. Offriamo te la nostra vita, con questo cuore e questo vino.
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rocco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, particolarmente dei nostri cari, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e i Martiri, Santa Lucia nostra Patrona, Sant'Emidio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme pregando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Yeah.
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, iscondo dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Chiudiamo con il canto pasquale. Gloria al Signore.
Buonasera e buona domenica a tutti.